Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis per parlare del banner di Yuffie. Banner di Yuffie che in realtà non c'è molto da dire, se devo essere onesto, sarà un video molto breve. Ormai sapete benissimo come la penso di questi banner, diciamo, featured o comunque che praticamente non rappresentano un limit break. Ormai questo gioco sta in un certo senso spingendo tanto su quelli che sono i banner limit break. Potrebbe essere un bene, ma al tempo stesso potrebbe essere un male. Perché questa cosa? Perché il banner in questione con Yuffie è un banner troppo semplice, è un banner troppo standard rispetto specialmente a quelli che abbiamo avuto durante l'anniversario. Cioè, è vero che quello era l'anniversario e i banner che sono usciti durante l'anniversario sono stati tutti incredibili per un motivo o per l'altro. Però c'è anche da dire che anche gli altri banner limit break sono stati molto molto interessanti e anche i banner collab sono stati molto interessanti. Quindi questi banner generici così, che escono ovviamente durante gli eventi o comunque durante in generale gli eventi in generale, mettiamola così, no? Quindi classici banner evento, risultano essere un po' sottotono rispetto ai banner limit break e ai banner collab. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi ovviamente come me o comunque come la maggior parte di noi che giochiamo ad Ever Crisis essendo giocatori day one, non abbiamo la necessità di pullare su questi banner, perché è vero che in questo caso abbiamo un Arcanum di Yuffie che prende l'attacco ghiaccio potenziato eccetera eccetera, ma fondamentalmente parlando come Arcanum di ghiaccio soprattutto già siamo messi bene. C'è Sephiroth che nonostante tutto si difende benissimo, abbiamo Cloud perché ha pullato appunto il suo banner limit break per avere un DPS fisico, teoricamente ci sarebbe anche Zac che ha preso l'Arcanum, anche Tifa ha preso l'Arcanum ghiaccio, quindi è vero che come magico ghiaccio abbiamo fondamentalmente Sephiroth e come magico ghiaccio ovviamente Sephiroth è quello più vecchio, perché comunque Sephiroth è stato il primo Arcanum ghiaccio praticamente che abbiamo avuto all'inizio del gioco. Quindi magari uno dice sì, va bene, però Sephiroth comunque ormai è antiquato, anche se secondo me non lo è, però dice ah sai è un po' antiquato, quindi eccetera eccetera. Bah, c'è anche da dire il fatto che il 940% di ice damage di Yuffie lo prendiamo a OB10, quindi sicuramente chi non pulla in modo compulsivo o comunque chi non ha tutte queste risorse è un'arma che questa di Yuffie fatta OB10 subito è, non dico impossibile, ma quasi impossibile, cioè nel senso farla subito B10, a meno che non hai così tante gemme da investire non riusciresti a farla, mentre invece Sephiroth vuoi o non vuoi quasi tutti dovremmo avercelo già maxato. Quindi capite anche che la situazione è particolare da questo punto di vista. Io personalmente non pullerei su questo banner, ma non pullerei per diversi motivi. Non pullerei perché l'Arcanum già è presente, non pullerei perché l'arma comunque sia la troveremo anche nei ticket e magari la potremo aumentare piano piano coi ticket. È vero, non avremo il costume, però il costume anche di per sé è caruccio perché aumenta HP e difesa magica. Però, ripeto, abbiamo già altri Arcanum, abbiamo già la possibilità di poter variare questa strategia. Soprattutto chi possiede Sephiroth, che è già magico, secondo me non ha bisogno di pullare Yuffie. Perché, ripeto, Sephiroth, anche se ha un'arma vecchia, che ha un moltiplicatore basso, perché Sephiroth a OB10 arriva a 700% in realtà, mentre invece lei già è a 940 di base, più l'1,2 se il nemico è debuffato, quindi come danni Yuffie è sicuramente più alta, in questo caso, come attacco diretto, ovvio. Però come build in generale e come possibilità di poter buildare il personaggio, per me Sephiroth diventa comunque più abbordabile. Quindi chi possiede Sephiroth secondo me non ha letteralmente bisogno di pullare qui. Ma anche secondo me chi non ce l'ha, perché parliamoci chiaro ragazzi,
ormai questi banner evento rispetto a quelli che abbiamo visto non sono un granché. Cioè, parliamoci onestamente. Cioè, se veramente noi dobbiamo spendere delle gemme, noi dobbiamo investire su qualcuno, sicuramente investiremo sui limit break, sicuramente investiremo su banner e collab. Ormai questi banner evento lasciano un po' il tempo che trovano, a meno che ovviamente non danno un'arma in particolare o un costume in particolare a un personaggio che ci interessa. Nell'esempio, se avessero messo un'arma come la Kamura su Matt, è ovvio che io avrei pullato a prescindere, senza problemi. Però in questo caso non ce l'abbiamo, non abbiamo un'arma del genere, quindi si può tranquillamente skippare. I dettagli, se vogliamo andarli a vedere, ovviamente la scheda è comunque interessante, perché la scheda comunque abbiamo la prima pagina, cioè abbiamo i primi sei stamp che danno praticamente due armi garantite, e ormai questi banner fatti così a me piacciono tantissimo. La seconda pagina addirittura ci consente ovviamente di avere altre tre garantite più un altro costume, quindi devo dire che se i banner vengono strutturati così anche per il futuro sono molto buoni, soprattutto per chi magari può pullare soltanto le prime due schede, ha la possibilità in teoria, se fortunato, di fare almeno un OB4/OB5 in base anche alle parts che riesce a prendere. Quindi con le parts che poi uno si risparmia, con le parts che uno poi accumula durante il gioco, può andare direttamente a OB6 nell'eventualità. Quindi è molto bello il fatto che abbiano aggiornato la struttura del banner, è molto bello. Però ragazzi, parliamoci chiaro, anche il costume, che ovviamente qui non posso vedere perché dovrei andarlo a vedere tramite appunto il ticket, che mi consente appunto di ottenere il ticket, quindi dobbiamo andare di qua, exchange e poi pumpkin, ecco qua, volume 2. Abbiamo praticamente difesa magica più 15 e HP più 5, che ripeto, non è male. Probabilmente il bonus migliore è Lady Mask, però vabbè, l'Arcanum già sappiamo che ce l'abbiamo, quindi ce lo conosciamo già l'Arcanum. Quindi ragazzi, per me, personalmente parlando, non è un banner su cui pullerei, detto in parole povere. Poi ovviamente ognuno potrà scegliere secondo le proprie caratteristiche. Se avessero messo Sephiroth Arcanum Vento, già la cosa poteva anche essere più interessante, però questa cosa non l'hanno fatta, delusione totale, e quindi per me questo banner è un completo skip. Detto ciò, spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere ovviamente qual è la vostra opinione, io vi ringrazio e vi aspetto come sempre con i prossimi episodi. Ciao!